Cos'è un giornale? Un sito web. Come si chiama? Voto 10. Grazie. Ci dai già il 10 che possiamo dire. Cioè. Infatti partiamo proprio da questo. Che voto vi dareste per la vostra interpretazione? No, passo la domanda. Non si fanno queste domande. No, è vero. No, il mio è un modo come un altro per dire che insomma voi siete molto giovani, quindi sì, ovviamente la vostra esperienza è diciamo limitata, tra virgolette, però insomma l'approccio sul set immagino che sia sempre molto curioso, è un'avventura. Cosa ricordate anche solo del primo Chuck in questo film? Per galanterie vale. Grazie. Ma vabbè, sicuramente la nostra esperienza è appunto limitata, come dici tu, però l'impegno credo sia stato massimo da parte di entrambi. E cosa ricordo dal primo Chuck? L'ansia, è normale, quella c'è sempre durante il primo Chuck, quindi l'ansia, però ci abbiamo messo tutto il nostro impegno, tutto. Anche se appunto è una delle nostre prime esperienze. Se devo fare finta che stai bene, sto cercando una ragazza. Allora sarà lei. Che non sto soffrendo per te. Cosa c'è che non va? Dai, parlami! Che tu non mi piaci. Io ogni volta che ti vedo mi viene un'emozione dentro, il cuore a mille. Che tu stia bene, non stia soffrendo, eccetera. È una fortuna averti come amica. Solamente per guardare. Nella vita le bastonate arrivano per tutti, però tu le puoi affrontare, te la forza ce l'hai. Tempo per viaggiare. Quindi le ansie adolescenziali che vengono raccontate nel film in fondo le avete anche vissute in qualche Sono modo. Sono ansie di prestazione. Ansie da prestazione. Poi, il nostro compito è quello di non trasportare in scena le ansie di prestazione che fanno parte di noi, ovvio, credo che, come di molti attori, no? Credo che, sai, è molto istintiva l'ansia. Cioè, comunque, se ti piace questo lavoro, se hai passione, è normale che poi ti poni anche delle domande. Quindi. Certo. E infatti il rapporto con attori come Flavio Insinna, Luca Argentero, che comunque hanno un'esperienza maggiore, che cosa dà o che cosa toglie in qualche modo alla vostra recitazione? Se ci sono dei momenti nei quali vi siete un po' frenati di fronte magari alla maggiore esperienza? Ma sai, io la mia esperienza cinematografica l'ho iniziata con un attore come Bentivoglio, quindi certo, sono partito proprio da un monumento, sì, quasi. È ovvio che quando intraprendi una strada, in un film ovviamente, con un attore già navigato, può far solo bene. È ovvio che un po' di ansia ce l'hai, però l'esperienza che ti trasmette lui, il tuo interlocutore, è massima, è totale, è importante. Anch'io non mi sono sentita assolutamente frenata dal punto di vista del lavorativo, anzi era più l'ammirazione, era più cerco sempre di assorbire il massimo, no? Dagli altri, soprattutto da gente che ha più esperienza, che e quindi sono sempre pronta a rubare, a catturare qualcosa. Certo. Nel film ovviamente c'è una parte anche molto drammatica, quindi dal gioco iniziale si passa ad un registro molto diverso e si affronta sicuramente un problema sociale molto, molto importante, che è quello delle donazioni. Adesso io non è che voglio entrare nel merito della vostra opinione personale, in tal senso, però che idea vi siete fatti di questo particolare tema? Ma io sono affascinato dal mio personaggio, dalla sua ingenuità e dalla sua forza nel lanciarsi in un'avventura che ne comporta poi delle conseguenze abbastanza importanti, però lui è cosciente di tutto, nonostante appunto sia un po' ingenuo, sia un po' giovane, è una forza messa insieme con il personaggio di Silvia, ne escono fuori due leoni, credo. Io ammiro, cioè, da Silvia e da Aurora, ammiro il coraggio e sono orgogliosa di Leo per questa sua voglia di comunque di donare il midollo anche a una persona che non conosce. E infatti dicevo prima che una delle mie scene preferite è proprio quando vado a casa di Leo e parlo con i suoi genitori di quanto sia bella questa forza, questo coraggio, questa apertura che lui ha nei confronti delle persone che stanno male e anche che non conosce. Quindi è questo. Grazie mille. Ultima cosa, la data della scoperta dell'America. Oddio. Visto che te la fa la domanda nel film. Ah, io no, io
Non la sapevo già qua prima, cioè se mi chiedi la data precisa, tu la sai, te la ricordi? 1942. 1400. No. 1400. 900 magari. Vabbè, un dai, lapsus. Scherzo, per giocare. 400 ci stavamo, facciamo questo. Certo.